sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Genesaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: «Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Parola del Signore. Si sente anche da qui? Laggiù? È tutto cambiato qua? Allora, io vorrei partire da questa scena di grande abbondanza, no? Queste barche strapiene di pesci. Una scena di questo genere poi in tempi di crisi, no? È anche più suggestiva, significativa. Oggi se ne vedono poche le barche così piene, eh? Qui chiudono tutti i negozi. E anche allora non è che si scialasse, insomma, la Palestina ai tempi di Pietro, insomma, era piuttosto povera. Allora viene un dubbio che a Pietro possa essere venuto un pensiero un po' malizioso. O no? Partiamo per esempio dalla moltiplicazione dei pani, ricordate la cosiddetta moltiplicazione dei pani, poi sono tra le 5.000 persone, eccetera, e Gesù trova il pane per tutti. Qual è la reazione della folla a questo miracolo di Gesù? Chi lo ricorda? La reazione della folla è voler fare Gesù presidente del Consiglio, diciamo, no? E insomma, vogliono farlo re, perché un re che ti trova il pane gratis, insomma, non è male. Sarebbe potuto venire a Pietro questo pensiero un po' malizioso, come dire: ho fatto l'affare della vita, è una svolta questa, c'è uno che mi fa ogni volta riempire la barca così. Bisogna dare atto a Pietro che questo pensiero non gli è venuto. Ecco, Pietro è preso da timore, no? Sacro, di fronte a questo evento che lui riconosce come un evento soprannaturale. Però capite che questo primo punto è importante, perché sempre noi ci troviamo di fronte a questa alternativa, cioè l'alternativa del potere dei soldi, no? Ne parlavamo domenica scorsa a proposito delle radici cristiane dell'Europa, della finanza che ormai ci guida, ci comanda, ci detta legge. Il potere della finanza, dei soldi, oppure quello che è una vecchia canzone, mi pare, non so se qua c'è qualcuno esperto di queste cose, una vecchia canzone si intitolava The Power of Love, chi si ricorda? Nessuno, me la sono sognata stanotte. Cioè, sempre dovremo scegliere tra il potere della finanza, il denaro, che diventa il Dio. Sapete che Gesù fa un'alternativa secca su questo.
non potete servire Dio e Mammona, sono due cose diverse, no? Quindi anche Pietro si trova davanti a questa alternativa in fondo, e io penso che ognuno di noi deve fare la sua scelta ogni giorno, chi seguire, eh? I bambini, gli facciamo questi cartelloni per far capire un po' meglio, eh? Abbiamo fatto il cartellone con Paperone e Paperoni, che gli occhi, no? Vi ricordate? Con i dollari. E insomma l'alternativa è questa, no? Cercare i soldi nella vita o cercare qualcos'altro, insomma, no? Cercare un potere diverso. Il potere del Vangelo è diverso dal potere dei soldi. La seconda cosa che mi viene in mente è questa. Ecco, se andiamo a cercare un po' più a fondo in questo timore di Pietro, che cosa ci troviamo? E in fondo ce lo dice lui stesso, in quelle parole che rivolge a Gesù. Allontanati da me, che sono un peccatore. Ecco la reazione di Pietro. Cioè Pietro si vede per la prima volta così com'è. Si scopre peccatore, si scopre con tutti i suoi limiti, riesce a vedersi dentro di fronte a questa abbagliante manifestazione del potere del Vangelo. E che cosa significa questo vedersi dentro per Pietro? E lo dice il brano alla fine, no? Lasciato tutto lo seguirono. Cioè che cosa significa? Che quando tu ti vedi finalmente per quello che sei, comincia il tuo viaggio. Che cosa vuol dire questo? Che fino a che non ci vediamo come siamo, fino a che ci facciamo la nostra bella immagine ad uso e consumo del mercato, no? Ci sono tanti tipi di mercato, noi vendiamo la nostra immagine, ma fino a che non ti guardi dentro tu ancora non sei partito. E allora siamo chiamati da questo Vangelo a guardarci con molto coraggio. Io penso una cosa, è difficilissimo guardarsi dentro, è difficilissimo. Perché? Perché ti scontri con delle cose che non vuoi vedere e di fronte alle quali cerchiamo sempre di fuggire. Perché possiamo vivere anche tutta la vita, pensando ad altro, facendo altro. Oppure possiamo finalmente avere il coraggio di dire, ecco, io qui sono peccatore. Allontanati da me, perché io sono così. E allora vedete, questo scandaglio è uno scandaglio che Gesù vuole mettere al più presto dentro di noi, certo, quando siamo pronti, quando siamo pronti, però deve arrivare il momento. Perché è così importante questo? Sapete, c'erano nelle catacombe, siete mai andati alle catacombe voi? Qualche a Roma ce ne stavo tante, no? E nelle catacombe ci sono queste immagini un po' strane, che non si sa bene a che cosa si riferiscano. Questi pesci. Che c'entrano i pesci con Gesù? Allora, voi sapete che la parola pesce in greco, dov'è mia madre questa? Sapete? Si nasconde. Come si dice pesce in greco? Chi lo sa? Si dice ictius, ictius. E che ci ricorda questo? Ecco, sono delle iniziali. Jesus Christos teu iuios soter. Permetti, baby, eh? Gesù Cristo, figlio di Dio, soter. Salvatore. E allora vedete, forse così si capisce meglio. Perché il viaggio comincia quando io mi scopro peccatore? Perché allora che entro in contatto con Gesù Christos, Teu Iuios Soter, Salvatore. Vedete, è lì che si crea la scintilla. Quando c'è il mio peccato e quando c'è dall'altra parte un Salvatore. Qual è il nostro dramma? Che noi abbiamo perso la categoria di peccato e quindi non sentiamo il bisogno di essere salvati. E questo è il nostro dramma grande. Cioè che cosa significa? Che Gesù non può entrare in azione. Perché Gesù è il Salvatore. Gesù si muove quando vede
un peccato riconosciuto. Perché? Perché ti salva. Terza cosa, allora, Pietro prima che cosa faceva? Il pescatore. E dopo che cosa fa? Cosa fa? Il pescatore. Cioè fa la stessa cosa. Vedete, questo è un altro dettaglio, importante. Noi tante volte abbiamo paura che nell'impatto con Dio perdiamo qualcosa. Guardate, questa è una paura molto diffusa, io come prete parlo con tanta gente, le conosco queste cose, no? Ah, ma se poi mi butto, mi lancio, ma se poi, che cosa mi succede? Ma non è che perdo quello che io sono, no? Le mie capacità, i miei talenti, devo rinunciare, perché la parola fondamentale nella nostra fede è diventata questa. Rinuncia, quindi se Dio entra nella mia vita, devo rinunciare alla mia vita, no? Io dico una cosa, lo cito soltanto perché insomma, è importante, Don Mario si sta rendendo presente in tanti modi, no? Da quando ci ha lasciato, per modo di dire, no? Una delle profezie di Don Mario, questa volta a mio riguardo, diceva questo: tu hai due talenti, la parola e la scrittura. Ecco, Dio non me l'ha cancellate queste due cose, anzi forse mi ha aiutato, no? A svilupparle. Dico questo perché Don Mario veramente ha fatto delle profezie, no? Sapete, vi racconto questa cosa anche se, insomma, so che molti di voi sono scettici su queste cose, anch'io sono scettico su queste cose. Però penso che bisogna saperle, queste cose. Ecco, io ho un amico che è un avvocato rotale, quindi una persona molto razionale, molto... Ecco, lui mi ha raccontato questa scena, da cui è rimasto molto turbato perché non se lo aspettava, insomma... Dice, a casa in pieno giorno, mentre sua moglie era di là, gli è apparso Don Mario. E lui ha detto, ma non sei morto? E Don Mario ha detto, no, sono vivo e sto per tornare in parrocchia. Dunque, questo mio amico abita all'Aquila, da un bel pezzo, non sapeva nulla di questa traslazione di Don Mario, no? E mi ha raccontato questo, dice, Don Mario era molto contento, perché tornava in parrocchia. E quando gli ho detto, ma la sapevi questa cosa qui della traslazione? È rimasto ancora più turbato. Potrei raccontarvi tante cose di questo genere, Don Mario sta un tanto, quindi queste cose le può fare. Io ci credo a queste cose, anche se sono scettico su queste cose. Però questa cosa qui ci credo, perché so che Don Mario può fare questo. E allora vedete, io penso che Don Mario ha insegnato a tanti di noi non a perdere le proprie capacità, ma a valorizzarle, a svilupparle, perché Dio fa questo, non ti schiaccia Dio, anzi, ti fa vivere. Quarta cosa, qui si usa un termine tecnico in questo Vangelo, la parola di Dio. Annunciava la parola di Dio, lo stesso termine che noi usiamo nella pastorale, nella teologia. Perché questo? Evidentemente si vuole stabilire una continuità tra Dio che annuncia, tra Gesù che annuncia la parola di Dio e quelli che l'annunceranno dopo, no? Pensate un po', no? Che privilegio straordinario questo. Fare quello che faceva Gesù. Non è un grande privilegio? Non è un grande dono? Eh sì, ma è anche una grande responsabilità. Sapete che cosa dice la Bibbia? Che il profeta che non annuncia le cose che gli ha detto Dio deve morire. Se uno deve stare qui sopra, c'è la tremarella, deve morire. Avete sentito Isaia? Un uomo dalle labbra impure io sono. Eppure, pure si annuncia. E guardate, dirò di più. Ma non è che questa cosa la fanno solo i preti, i predicatori, no? Voi siete stati battezzati? Tutti quanti? Sapete quali sono i doni che ci vengono fatti nel battesimo? Noi nel battesimo abbiamo gli stessi doni di Gesù. E Gesù è sacerdote,
re e profeta. Cioè questo vuol dire che è sacerdote, cioè sa offrire la sua vita, quindi anche noi possiamo offrire la nostra vita. È re, è signore, e lui ci ha spiegato come si diventa re. Vedete quella bella cosa che ha fatto Lucia? Io sto in mezzo a voi come colui che serve. Cioè un re al modo di Cristo è uno che serve, uno che sta al servizio degli altri. Ma c'è anche la terza cosa, è profeta. Che vuol dire profeta? Parlare a nome di Dio. Cioè, quindi vuol dire che un battezzato parla a nome di Dio. Pensate che privilegio, ma pensate che responsabilità. Noi della nostra vita dobbiamo far passare il Vangelo, eh? Deve trasparire, si deve vedere in trasparenza. Ultima cosa, guardate, io dico sempre che la verità sta nei dettagli. Qui c'è un dettaglio che a voi sicuramente è sfuggito, ci scommetto, e che però è importante. C'è una grande folla, Gesù che cosa fa, cosa chiede? Siccome c'è questa folla, ci avete fatto caso? Un dettaglio. Gesù chiede di salire su una barca, di andare un po' distante. Importantissimo questo dettaglio. Perché? Guardate, noi abbiamo la tentazione di fonderci precocemente con la parola. Cioè di intrupparci nel branco, come si dice. Cioè noi pensiamo di salvarci se ci infiliamo in una processione. Noi pensiamo di salvarci venendo a messa. Ma sarà proprio così? Cioè noi pensiamo che mettendoci lì vicini, stando lì gomito a gomito tutti insieme, l'abbiamo fatta franca. Non credo che sia così. Ecco, fatemi salire sulla barca, un po' distante, un po' lontano. Perché questo? Perché la parola non deve stare attaccata. La parola deve guardarci un po' da lontano. Perché? Per giudicarci. Per giudicarci. Sembra strana questa cosa, ma è verissima. La parola ti deve dire dove tu stai sbagliando, dove c'è qualcosa che non va, quella cosa che non ti dice nessuno, perché noi siamo molto bravi a farci complimenti a vicenda. Il mondo è pieno di adulatori. C'è gente che dice bravo, 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 bravo. Ma che ci fai con questo bravo? Te hai bisogno di sapere dove stai sbagliando. E bisogna sapere che cosa deve cambiare nella tua vita. E questo chi te lo dice? Te lo può dire una sola agenzia, la parola di Dio. Perché la parola di Dio non fa sconti, ma vi ricordate l'altra volta che dicevo? Dio è nello stesso tempo fermo e dolce. Così è la parola. E solo con una cosa ferma e dolce tu puoi finalmente riconoscere il tuo peccato. Allontanati da me, perché sono peccatore. Guardate, voglio concludere con un'immagine, visto che ogni tanto cito qualche libro. Questo libro ce l'avete tutti, credo. È una pietra miliare della nostra letteratura. Tra l'altro anche chi non ha letto questo libro, secondo me ha visto il film. Un film con un giovane Alain Delon, con una giovane Claudia Cardinale, con Burt Lancaster, insomma, ecco, avete capito di che parlo. Sicuramente questo film l'avete visto tutti, anche se non avete letto il libro. Questo film si intitola Il gatto pardo, no? Poi sapete che in tutto Il gatto pardo, libro molto bello, insomma, c'è una frase che è diventata famosa e che la conoscono pure. La frase dice questo: bisogna che tutto cambi perché tutto rimanga come prima. Io credo che questa sia la frase della nostra fede. Betty è d'accordo perché dice sì, no? E noi viviamo così la nostra fede, no? Bisogna che tutto cambi, la facciata, eh? Noi in fondo siamo bravi cristiani, siamo praticanti, questa parola che io odio però ancora gira, praticanti, più spesso siamo praticoni, no? Di facciata noi siamo bravissimi a far vedere che tutto va bene, no? Siamo allineati, siamo a posto con la nostra coscienza. Bisogna che tutto cambi, perché tutto rimanga come prima, perché dentro di noi, molto spesso, purtroppo, non cambia niente, non cambia. Siamo un po' gattopardeschi,
Allora vedete, il Vangelo di oggi ci fa capire una cosa: non ti serve a niente non fare il furbo. Puoi fare il furbo in politica, anzi, se fai il furbo in politica farai molta strada. Ma nel Vangelo no, nel Vangelo no. Nel Vangelo non ci sono furbi, c'è solo una cosa, che si chiama verità. E allora io dico, cambiamo questa frase del gatto pascio. Bisogna che tutto cambi, ma perché tutto cambi veramente. E questo è il messaggio di oggi.